La storia della Fiorentina non si è ancora fatta, si deve ancora fare, siamo solo all'inizio, perché sta subentrando il miglior allenatore di tutti i tempi, Ivan Sanità. È stato scelto da tutti voi di fare una carriera allenatore con mister Ivan Sanità al comando della squadra fiorentina. Quindi andiamo subito a scegliere carriera tecnica. Siamo, vabbè dai, questo qua. Siamo appunto Ivan. E vabbè raga, lo facciamo così, chi se ne frega di stare a mettere mille cose. Mettiamo solamente outfit, lo facciamo un po' più carino, perché dai, con la tuta un allenatore. Anche no raga, anche no. Facciamo una bella giacca sportiva. Sì. Pantaloni neri, ok. Un bel cravattino alla guida della nostra Fiorentina. Ci sta un bel cravattino nero, dai. Così, è molto sexy. Poi mettiamo i calzini verdi. Tanto non si vedono, perché i calzini verdi hanno veramente lo stile pazzesco. Alla Shrek. E poi mettiamo una bella scarpa di questa. No. Mettiamo una bella scarpa di queste, dai. Ok, avanti, salviamo. Ovviamente, ragazzi miei, andiamo al comando della nostra Fiorentina, che è stata scelta da voi, che abbiamo 25 milioni di budget, valore club 222 milioni. Schiacciamo X e si va. Chiaramente, ragazzi, andiamo a fare difficoltà. Facciamo leggenda, dai, perché parlando con voi sarò un po' più in trip. Competizioni europee lasciamo fare a chi ne ha. Cambio di proprietà, facciamo, dai, 10 milioni, 10 milioni ci sta. Tutto ok, partiamo. Che dire, ragazzi? È il tuo momento! Siamo ufficialmente i tecnici della Fiorentina, della squadra viola. Prossimamente poi arriverà anche la maglietta dei viola. Ragazzi, adesso con la tuta della K si va a comandare. Ragazzi, eccoci! Eccolo qua, ragazzi, il nostro prossimo allenatore. Anzi, noi saremo Sanità numero uno. Dico già che gli allenamenti li farò io off camera, ragazzi, perché sennò è una rottura di palle. Il primo video viene fuori di 50 minuti e no, anche no. Quindi gli allenamenti li andrò a fare io off camera. Adesso andiamo a vedere quello che ci chiede la squadra fiorentina e andiamo a mettere i giocatori in rosa, a fare la rosa, a fare un po' tutto, ragazzi, un po' tutto quello che si fa all'inizio della carriera. Allora, il mercato aperto, vabbè, non ci interessa. Relazioni sul divaio non ci interessa. Allora, andiamo a eliminare tutte queste qua e andiamo a vedere direttamente dalla casella aspettative dirigenze che cosa ci chiedono. Allora, crescita dei giovani, ingaggio 4 giocatori per il tuo vivaio nei seguenti ruoli: portiere, difensore, centrocampista, attaccante. Ok, nessun problema. Fai giocare almeno il 30% delle partite della stagione successiva ad almeno 2 giocatori del vivaio. Non c'è problema. Acquista un veterano, non c'è assolutamente il problema, perché dovremo andarlo ad acquistare almeno se vogliamo qualificarci nel prossimo anno in una competizione europea. Poi successo continentale non abbiamo nessun obiettivo. Coppa Italia, raggiungi gli ottavi di finale, quindi dobbiamo sorpassare solo un turno. Qualificati per una competizione europea Serie A team. Ci sta, onesto. Finanza, acquista 2 giocatori cruciali, ottiene un profitto di 35 milioni nella stessa stagione. Easy. Adesso, ragazzi, andiamo a vedere com'è un po' il tutto, perché la Fiorentina parte con un 4-3-3. Ok ragazzi, questa è la formazione praticamente finita, quella che andrà a giocare principalmente. Chiaramente dovremo ancora fare gli acquisti, vendere le persone che non mi servono. Ho cercato di schierare i giovani, quindi lasciare fuori i vecchi. Questa qua sarà la formazione e la formazione migliore che sono riuscito a fare. È una gran formazione. Questo, ripeto, quello che sono riuscito a fare. Ho anche messo già le tattiche ultraoffensive, difensive, ultra offensive e offensive, quindi sono totalmente a posto. Adesso l'unica cosa che da fare è andare su Ab Rosa e andare a vedere. Innanzitutto abbiamo, aspettate, dovrebbe essere 35 milioni di budget se non sbaglio. Ok, 35 milioni di budget esattamente. Quindi andare a, diciamo, mettere sul mercato i giocatori che non ci servono, quindi fare cassa per poi andare a fare i colpi. Quindi ragazzi, metto un po' di giocatori
nel mercato. Allora, raga, non ricordavo una cosa. Ho richiamato in prestito Federico Chiesa perché c'è questo bug su FIFA che appunto dice che Chiesa è ancora della Fiorentina, anche se comunque la Juventus l'ha comprato, quindi non riesco a capire perché da prestito. Comunque vabbè, ragazzi, intanto ragazzi, ho fatto tutti gli allenamenti a tutti quanti, cioè la crescita per gli allenamenti, volevo dire, non gli allenamenti, perché sono due cose diverse. Qui mossa abilità assolutamente, Cabral, perché con 3 di mossa abilità una TT non si va da nessuna parte. Ok, ci siamo. Allora andiamo a rinnovare un attimino Federico Chiesa, poi andiamo a fare due colpi molto veloci, intendo un colpo a centrocampo e un colpo in difesa, perché sono le due parti in cui ci manca qualcuno, forse anche un terzino destro. Vediamo il budget, vediamo un po', anche perché adesso rinnovare Chiesa sarà un gran costo. Allora, chiaramente, vabbè, mettiamo Cruciale, controfferta 5 anni, accetta, io gli vado a offrire un gran contratto, raga, perché ho paura che mi rifiuta, quindi gli vado a offrire un 120 milioni senza alcun bonus. 120 milioni così mi sembra un'offerta, e qua, perfetto, ragazzi, Federico Chiesa è ufficialmente, cioè era già nostro, però è ufficialmente ancora più nostro. Ok, adesso ragazzi bisogna assolutamente andare a fare i due colpi. Ecco qua, infatti vedete, è rientrato in prestito alla squadra Juventus. Adesso ragazzi ricerchiamo qualche difensore buono, che ho già in mente qualcuno. È un centrocampista assolutamente buono, perché vedete, ho Castrovilli, Torreira, che purtroppo è in prestito dall'Arsenal, quindi a fine anno andrà via. Comunque non è un giocatore che mi piace, quindi non lo voglio prendere. E poi ho Amrabat e basta. Questi sono i 3 centrocampisti buoni che ho. Poi tutti gli altri sono quelli della primavera. Quindi ragazzi, consigliatemi anche voi sotto nei commenti quale centrocampista vorreste, perché magari nel mercato di gennaio poi andiamo a rinnovare un po' la squadra, vediamo un po'. Però per il momento andiamo a riflettere, a vedere anche magari nella rete globale, che sicuramente c'è qualcosa. Volevo dire di non c'è niente. Ok, c'è un centrocampista e basta. Perfetto, come se non avessi detto nulla. Ok, c'è Giovinco, che non mi interessa in questo mese. Però io vorrei prendere, ragazzi, Fagioli, perché Fagioli cresce tantissimo e tra l'altro non costa tantissimo. Però aspettate, perché forse Fagioli è in prestito, non vorrei, ma Fagioli è sicuramente in prestito. Cosa cazzo ho scritto? Fagioli è in... Ok, Fagioli non me lo trovo neanche, raga. Ok, ragazzi, ho messo un po' di giocatori nel hub mercato, sono questi qua. Allora, Ryan Gravenberg, come sta cazzo si chiama, ragazzi? Però ha una clausola rescissoria di 53 milioni. Quindi, essendo che ha 19 anni e dovrebbe partire da un overall di 78-79, verrà a costare veramente tanto, quindi non credo di riuscirlo a prendere. Poi ho preso ancora non ho preso nessuno, Vuskovic, 19enne, difensore centrale, Rensch, non so se si pronuncia così, scusatemi, fatemelo sapere nei commenti, 18 anni dall'Ajax, e Giovanni Reina dal Borussia Dortmund, che lui mi può giocare come esterno, come ala e come centrocampista offensivo e centrocampista centrale, che molto probabilmente dovrebbe essere un po' più facile. Quindi i due top che dovrei prendere, ragazzi, sono Vuskovic e Giovanni Reina. Se poi riesco a stare dentro col prezzo, magari mettendo qualche scambio e qualche percentuale, non lo so, qualche cosa che riesco a tenermi un po' di soldi, devo prendere anche Rensch, perché a livello di terzini non siamo poi così messi bene. Comunque andiamo a skippare, ripeto, gli allenamenti, poi ragazzi li farò off camera io. Andiamo a skippare, intanto vedete nel riquadro sanità il nuovo tecnico della Fiorentina, quindi dai regà, con la maglietta dei viola la prossima volta, anche se tifo Juve, quindi non è proprio lissima come cosa, però ehi, va bene. Salve mister, a nome di tutta la squadra le do il benvenuto nella formazione Fiorentina, entusiasta per il futuro, c'è parecchio da fare, piacere mio, e entusiasta per il futuro. Facciamoci vedere subito che abbiamo voglia di spaccare il culo ai passi. Skippiamo, andiamo avanti, ragazzi. Vediamo se riusciamo ad avere dei resoconti sui 4 giocatori che ho messo nel lab mercato. Ok, offerte di trasferimento per Gonzales, per Cabral, per Bonaventura. Ok, ragazzi, adesso andiamo a rispondere piano piano a tutti quanti. Ok, fermi. Che ci sono i resoconti. Ritirata l'offerta per... grazie al cazzo, ho completamente cannato il mondo io.
Allora, offerta per Biraghi. Allora, ci potrebbe anche stare, ragazzi, perché 28 anni e 77, 10 milioni non è male. Non è assolutamente male, ragazzi. Riuscirei ad andarmi a comprare un altro rifiuto. Però rifiutiamo non per qualcosa, ma perché è il capitano. Quindi non si può vendere. Allora, Saponara, ragazzi, ha un valore di 7 milioni e 5. Mi offrono 5 e 9. Quindi anche no. Rifiutiamo assolutamente. Amrabat non si discute perché è buono. Bonaventura, 11 e 5. Lo vuole il Milan, ragazzi. Vediamo se dal Milan riusciamo a farci strappare qualcosina in più, raga. Il Milan magari un 13 milioncini ce li dà. Proviamo con 13 milioni, raga. Ok, 11 e 5 controfferta. Proviamo 12 e 2. Ci veniamo incontro. 12 e 2, niente. La loro ultima offerta, vabbè, accettiamo, raga. Ci sta tanto. Bonaventura non è assolutamente il nostro progetto. Gonzales invece sì, quindi rifiutiamo. Anche se, vedi, i giocatori a scambio ci hanno proposto un giocatore che non è affatto male. Nel senso, 22 anni, 78, difensore centrale, che ci servirebbe, raga. Non è affatto male. Non è affatto male perché noi da quella parte abbiamo Federico Chiesa adesso. Quindi avremmo Sottil e Chiesa. Però, ragazzi, diciamo che Gonzalez si può vendere dai 30 ai 45 milioni. Quindi anche no. E invece andiamo a vedere i bellissimi resoconti dei nostri giocatori. Allora, Gravenberg, esatto, si acquista dai 42-58 milioni. Quindi scartiamo in a priori Gravenberg e mettiamoci in testa che dobbiamo prendere Buscovic, che si prende dai 5 milioni agli 8 milioni. E lui dai 26 ai 37 milioni. Mamma mia. Ok, andiamo direttamente da Vucevic, raga. Portiamocela a casa che assolutamente un difensore centrale ci serve. Reina ci pensiamo magari con qualche formula di scambio. Allora, offerta per il cartellino. Facciamo 5 e 9, dai. Vediamo se ce l'accettano con 5 e 9. Ci chiedono Saponara più 4 e 7. Ok, Saponara però, ragazzi, non l'abbiamo appena venduto. Non mi ricordo, ragazzi miei. Però, raga, io farei così. Saponara più quello lì. Dai, va bene, l'1% di clausola, chi se ne frega. Ok, e Vucevic è fatto. Andiamo a chiudere direttamente il contratto finale. Ok, ragazzi, ci chiede un ingaggio maggiore di quello che volevo dare io, però vabbè, accettiamo e Vucevic, ragazzi, è nella nostra squadra. Adesso Giovanni Reina, che lui chiede 26 milioni, quindi ritorniamo un attimino. Andiamo a vedere quanto budget abbiamo. Ok, abbiamo 33 milioni, quindi non dovrebbe essere un problema. Però, ok, proviamo con un 28-29. Io farei anche 30, raga, perché non so se me l'accetta a 27-28. Quindi proviamo un 30 milioni. Offerta per il cartellino. Ok, non 30.000 perché tipo mi incula la vita. Ok, 30 milioni. Proviamo un 30 milioni, raga. Ok, perfetto. Secco, così, grande Reina. Andiamo a trattare per il contratto e poi, ragazzi, squadra finita almeno per il primo metà di anno. Ok, squadra, ruolo importante assolutamente. 5 anni, chiaramente, ragazzi, è nel nostro progetto da qui fino alla fine, uno di 18 anni, quindi potete capire. Ok, stipendio 21 milioni, bonus di ingaggio 190.000. Ok, raga, sono un po' altini, però accettiamo così. Non corriamo rischi, anche perché un centrocampista, ragazzi, ci serve assolutamente. Reish, poi proveremo, magari più avanti, raga, dato che magari riusciamo a vendere qualche giocatore, riusciamo a fare cassa, quindi un po' un 6-7 milioni per provare a prendere Reish, sicuramente ce li abbiamo. Magari provo a dare proprio come clausola Biraghi, anche se non volevo proprio darlo, però vabbè. Ok, ragazzi, la formazione finale viene fuori così. L'unico dito nel culo è che Reina l'ho comprato, sì, e COC, sì, ma non mi gioca centrocampista centrale come lo volevo io, però non rompere i coglioni, giocherà comunque lì. Poi cercherò di dargli una sistemata. Magari venderemo Gonzales, che magari non mi piacerà, non lo so, ragazzi. Per ora andiamo avanti così. Ok, Bonaventura venduto. Ecco, quindi abbiamo fatto cassa. Perfetto. Mi offrono tra l'altro 20 milioni per Castrovilli. Vado a rifiutare assolutamente. Venuti, ok, 2 milioni e 3, 71, 26 anni. Dai, va bene, non mi interessa. Dragoschi, assolutamente no. Con la cassa di Bonaventura andiamo a prendere Erpischelletto, quello lì, raga, che volevamo prendere. Il terzino, questo qua, che volevamo prendere. Gli andiamo a offrire un 7 milioni e 5. Vediamo se ce lo accetta subito, altrimenti provvediamo in qualche altra maniera.
Quindi un 7 e 5, avanza offerta, vediamo un po'. Ok, ci chiedono Vuskovic, che assolutamente non te lo do. Ok, quindi io ti posso offrire un Duncan. Più 4, 3 milioni e 4, dai, perché non ci voglio ritogliere 3 milioni e 4. Ok, vogliamo prendere Rensch? Ok, diciamo che metto la clausola al 3% e ti alzo un pochino, facciamo 7 milioni più clausola rivendita 3%. Ok, andiamo a stipulare l'ultimo contratto, ragazzini miei, per far sì che il fenomeno qui firmi per la squadra fiorentina. Allora, durato contratto 5 anni, assolutamente non è interessato. Ok, bravissimo, neanche io accetta. Che figotto che è quello lì. Allora, porca puttana. 115.000 euro, bonus d'ingaggio, presenze 10, 120.000 euro, stipendio 12, dai, facciamo che sì, tanto non è che lo useremo, penso tanto, ok, Gravenberg poi verrà. Ok, ragazzi, questa qui è la formazione titolare, purtroppo sono un coglione, ho letteralmente skippato la tournée, sono un grandissimo coglione. Rensch, per ora, ragazzi, è un panchinaro. Ci sta, nel senso, 18 anni, non puoi pretendere il mondo. Proseguiamo, ragazzi miei, proseguiamo. Ok, ragazzi, siamo arrivati alla prima partita della stagione. Off camera, ho fatto tutti gli allenamenti. C'è arrivata un'offerta per José María Callejón, l'ex Napoli, ragazzi. 4 milioni e 2 dal Rennes. Quindi accettiamo, dato che comunque abbiamo riscattato anche Chiesa, quindi non c'è alcun problema a venderlo. Vabbè, offerta ritirata purtroppo. Stavo facendo gli allenamenti, quindi non ho visto la prima di campionato, ragazzi. Fiorentina Genova, quindi contro i genoani, ragazzi, chiaramente sarà nel prossimo episodio. Io, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Scrivetemi sotto nei commenti che colpi fare, quindi che giocatori prendere, chi volete che prendo. Mi raccomando, ragazzi, seguitemi su Instagram, mi chiamo IamIvanSanità, vi uscirà qua sotto o comunque link in descrizione. Seguitemi su Twitch, su YouTube, su TikTok, iscrivetevi in tantissimi, raga, vi mando un bacione enorme. Bella, raga.